Natale non ci sentiamo da parecchio, comunque lo stesso adesso prestami orecchio, una richiesta. E se ti resta tempo senti, anche perché mi devi ancora un BG, ma una pianola a buon tempi. Non ho risentimenti ma tuo creditore resto, dunque ho un pretesto per richiederti un gesto. Fa l'incesto di radio TV a Natale, dirigilo tu e fai qualcosa di speciale, non il solito mix dei puffi di Asterix con la cantilena di Cristina D'Avena. Ridammi furia, Nico Fidenco, uccidi i puffi. Voglio vedere un incontro di box fra Tyson e Bossi. Voglio che i personaggi di Beverly Hills abbiano tutti bisogno del Clerasil. Voglio vederla Cuccarini con un mini bikini, bere un martini sentendo Tocca Qui cantata da Masini. Perché è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. Sono già due mesi che sento odore di mandarino e di aghi di pino e ne ho la nausea. Pubblicità del panettone senza pausa, assediato da nevicate di mandorlato. In cucina mia madre chiusa già da un mese, poverina, si sbatte di brutto lavoro come un somaro albanese. Ha fatto tra l'altro anche 8 kg d'arrosto. Nel miglior dei casi mi trovo a mangiare gli avanzi fino ad agosto. Mi sento indisposto, sarà perché ho mangiato caramelle sotto costo. Piuttosto faccio posto nello stomaco un bicchiere di peanut, mentre lo bevo mi atteggio come il tipo dello spot. C'è l'off-bot in televisione, dannazione. Adesso posso dire addio alla mia digestione. Cambio canale, fatale appare il telegiornale che fra una guerra e l'altra mi fa gli auguri di Natale. È Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. Natale da me non è mai venuto, forse perché il camino in casa non ce l'ho mai avuto. Forse non riesce a tirare sui tetti perché ci sono troppe antenne. Forse gli han chiesto il superbollo sulle renne. Forse ha paura di qualche scippo, magari afflitto perché lo scambiano per il gabibbo. Ma per me da qualche parte in Equatore, che se la vive da nababbo coi diritti d'autore. Suona il campanello, è arrivato il prete benedire. Passa ogni stanza, bagna le pareti d'acqua santa. Guarda me che sono sveglio da poco e dice che per gli esorcismi passa dopo. Lo congedo con flemma, mi viene in mente il dilemma se il Natale che viviamo è cristiano pagano o come quello americano con le letterine dei bambini. Ma non a Babbo Natale, ma ai grandi magazzini ed è Natale. Perché è Natale, ed è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, lo so, è Natale, però è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, I'm not.